arredi del Tribunale di Arezzo all'asta, tutto quanto verrà raccolto sarà devoluto alla Croce Rossa di Arezzo. Sì, infatti si sta svolgendo l'asta dei mobili che furono donati alla Croce Rossa al momento del trasferimento del Tribunale dalla vecchia sede alla nuova sede, e ora questi mobili vengono appunto messi all'asta e il ricavato appunto verrà poi dalla Croce Rossa investito in beni a favore dei nostri aretini, per aiutarli nell'acquisto di alimenti, per vestiario, per pagamento di bollette. Quindi sono tutto il ricavato oggi andrà a favore dei nostri concittadini. E sento con piacere che la gente sta rispondendo all'asta e quindi sta acquistando, ci sono diversi rilanci, e questo vuol dire che oltre il fatto immediato dell'interesse per il bene, probabilmente c'è anche un fondo di partecipazione e solidarietà verso la Croce Rossa e verso i propri concittadini. E quindi tutta questa situazione che si sta un po' sempre negativamente evolvendo porta ad avere la richiesta continua, e noi appunto con questi piccoli aiuti cerchiamo di sopperire ai loro bisogni. Questi redi quando sono stati donati alla Croce Rossa? Dunque, questi beni sono stati donati dalla Croce Rossa alcuni anni fa, al momento del passaggio dalla vecchia sede di Piazza Vasari al nuovo tribunale ex Garbasso. Quindi li abbiamo tenuti fermi perché volevamo fare una cosa seria, volevamo che veramente la cittadinanza potesse partecipare, e fortunatamente l'Istituto di Aste Giudiziarie, nella persona del dottor Marsi, si è messa a disposizione per bandire quest'asta e darci una mano concreta.